mai al piacerino. Ehi! Snake, il piede! Che vuoi da me? Cominciamo con il mio piede. Allora le cose stanno così. Io ho una pistola qui. Ora la tiro fuori e faccio un sacco di buchi nella porta. Se tu per caso sei davanti alla porta, e che cosa vuoi che ti dica? Qualcuno di quei buchi toccherà anche a te. Capito il senso, Snake? Non avete niente a mio carico. Sì, invece, hai tentato di uccidere il mio piede. Vogliamo rinnovarti la licenza di spacciatore, visto che ti sei rimesso in affari. Vi sbagliate, sono pulito come il culo di un bambino. Sono nato di nuovo. Certo. Che c'è nella valigetta, Snake? Niente, roba mia. Roba? Ma bravo! Sì, stronzate personali. Personale, e di che genere? Le tue memorie? Foto di famiglia? Mi piace la prima, le mie memorie. Lo sai che sei stupido, Snake? Ci fai dare un'occhiata? Prima voglio il mandato. Lo possiamo richiedere. Nel frattempo resteremo qui insieme ad aspettarlo. E non sarà molto piacevole per te. Accidenti. Non è contro la legge avere i soldi. Snake, adesso però devi essere onesto con noi. Ti sei rimesso a spacciare? No. Snake, dobbiamo rivoltarti la casa, capisci? Accomodatevi. Chi se ne frega? Sono $50,000. Pensa alle cose che farei con $50,000. Ve l'avevo detto che ero pulito. Non sareste qui se vestissi con camicia di seta e abitassi in una villa. Li conosco bene. Come fai ad essere così stronzo? Fai dei corsi serali? Snake, mi dispiace, ma dobbiamo arrestarti. No, 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 non potete, non avete nessuna ragione per farlo. Abbiamo 50,000 ragioni. D'accordo, ma quello non è un crimine. Torno subito. Un minuto di attenzione, per favore, signori. Questo isolato rientra nella zona di prevenzione del crimine. Non ha mai sopportato i ricchi. E qui sopra c'è un tale che si chiama Snake. Indossa una specie di tuta da meccanico e porta un ciuffo come un pappagallo. Ha con sé una valigetta con dentro $50,000 in biglietti di piccolo taglio. Come suoi vicini, è vostro dovere proteggerlo, assisterlo e assicurarvi che non vi siano in giro individui sospetti che possano fargli del male. Ripeto, $50,000 in biglietti di piccolo taglio, esentasse, in una valigetta in questo appartamento che ha una serratura, per modo di dire. Chiunque potrebbe entrare, aggredirlo, prendergli i soldi e nessuno lo saprebbe, perciò dipende da voi. Molte grazie e buona giornata. Bel discorso. Non puoi farlo. Sì che può. Se lo ha fatto vuol dire che può. Ciao Snake, buona fortuna per il tuo nuovo lavoro. Sì, fatti sentire, non sparire come al solito. Aspettate, aspettate! Non mi potete lasciare qui. Ci dispiace ma sei pulito. No, mi dovete arrestare. E per che cosa? Sante grazie.